Allora, io ho scritto quasi per scherzo all'inizio per cercare di mettere un po' di ordine nella mia testa per quanto riguarda tutto il mondo birra, che è la mia più grande passione, insomma. E, da ciò è nato un libro che ho mandato quasi per scherzo a un editore che mi ha detto che appunto lo pubblicava e adesso lo tengo in mano, insomma. E, è un libro che parla più che altro di birra artigianale. Ma ricordiamolo, la birra è per te sia una passione ma anche un lavoro. Perché questo? Perché da diversi anni, insomma, io lavorando nell'azienda agricola di famiglia, ho deciso appunto di orientarmi anche nella produzione di birra utilizzando i cereali dei nostri campi, insomma. Questo nome. Ho voluto dedicare la birra che faccio all'arco della nostra casa storica di famiglia, in cui sulla chiave di volta è scolpita appunto la data, probabilmente di fabbricazione della casa o dell'arco, chi lo sa. Sì, il libro in pratica è diviso in due parti. Nella prima parte si parla un po' più generalmente di birra, quella che potrebbe essere la storia, il metodo di produzione, la corretta degustazione, come abbinarla a con qualche piatto, per arrivare, alla fine, alla seconda parte, in cui, sono proposti 30 abbinamenti con piatti tipici della cucina italiana che tutte le nostre mamme, le nostre nonne, noi stessi facciamo in casa, molto semplici come potrebbe essere una matriciana o un tiramisù, abbinati a 30 birre artigianali italiane che esistono sul serio. Come abbiamo detto, insomma, la birra si fa a partire da cereali, nello specifico malto d'orzo. Questo è malto d'orzo chiaro, serve per fare birre più che altro chiare. Questo ho voluto mettere qui un pochino di orzo torrefatto, che serve a dare un pochino più di colore anche alle birre scure, insomma, alle stout, alle porter, e qui c'è il frumento. Questo nello specifico è il nostro, della nostra azienda agricola, e serve per fare birre un pochino più delicate, acidule, insomma. Questo qui è luppolo in pellet, serve a dare l'amaro alle birre, a controbilanciare la parte dolce che apportano i cereali. Le birre artigianali del bel paese, grazie alla loro versatilità e alla loro indipendenza da rigidi contesti storico-culturali, ne sono i partner perfetti. L'obiettivo del libro è fornire qualche spunto per un abbinamento informale ma consapevole, dopo aver scoperto qualcosa in più su pinte colme e boccali traboccanti. La birra artigianale italiana può salire stabilmente sulle nostre tavole e arricchire il pasto in modo soddisfacente, migliorandoci sensibilmente la giornata e la vita. Siccome vorrei fare della birra non soltanto un secondo lavoro ma anche un primo lavoro, che abbracci appunto la mia passione, avrei insomma il desiderio di aprire un punto vendita in cui mettere sia la mia birra che altre birre artigianali italiane qui a Levada, per diciamo far rivivere anche un pochino il paese dal punto di vista delle attività commerciali Perché è vero che a Levada ci e del sono pochi movimento. ragazzi, pochi giovani, anche se tu adesso ne hai appena messo al mondo uno Sì, con tua uno di otto moglie. mesi, sì, però è vero, sì, cioè, ci sono pochini, siamo in pochi come giovani, sì.